Bentornati sul canale di Access00, siamo qui con un nuovo video di Super Mario Maker. Siamo con i vostri livelli, quindi Andrea 210, Double Bowser ambientato in Super Mario Bros, percentuale di vittorie 4,49%, tentativi 89, riusciti 4. In effetti, wow, dall'anteprima non me l'aspettavo così complesso, ma a quanto pare è bello tostarello questo schema. Non sono solo oggi, ho qui con me un certo elemento di disturbo che è tornato a farmi visita. Appunto, quindi allora io direi di partire subito senza farla parlare più di tanto. Dove andiamo? Ecco, appunto, perché parla? Che facciamo? Oddio mio. Allora, vediamo un po' se riusciamo a camparci, che sarebbe già qualcosa. Adesso No, non muore. ok, anche no, ce l'ho fatta. Ah, ti ho fregata. Oddio. E questo me le supero. Ora, grandi così. Dai, ma come cavolo fa? Attenzione. Oddio. Ho capito perché i 40.000 tentativi di morte, cioè prima di morire. Tentativi di Sì, tentativi morte. di morte sono soddisfazioni, e quando uno fa tentativi di morte, Mario suicida. grandi. Oh, aspetta, che diavolo devo fare? Qua, da qua su, vai! Ce l'avevo fatta, però c'era arrivato, scusa. C'era arrivato, diamine. Mamma mia, se è tosto questo livello. Mamma mia, allora, vediamo un po' se riusciamo a farlo in maniera più attiva, reattiva e aggressiva. Oddio. Forse passare sotto è meglio. No, però. Se faccio avvicinare i Bowser, forse li salto in effetti. E allora, riproviamo un attimo e vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di decente. Vediamo un po' se non moriamo, ovviamente, prima di arrivare lì. Perché. Oddio. Riproviamo. Volevo passare sotto, ho detto. Perché volevo passare sotto e c'ero quasi riuscito, tra l'altro. Mi ha sputato fuoco in faccia. Cioè, praticamente mi ha sputato veramente fuoco in faccia. No, qui non posso. Ora forse. Avrei anche potuto magari farlo, ma è uscita un po' male questa cosa. Io non rida lei, l'elemento di disturbo che qui sono in progress. Progress. Sono in progress, no, dicevo, lì, non so più parlare, mi dispiace, è finita. Fare questo schema mi ha impedito la. Ah, mi ha impedito di saper parlare. Vieni più avanti, cari Bowser, venite più avanti. Un altro po' più avanti, caro Bowser da dietro. Un altro po' più avanti. Leggermente. Ah, bravo. No, ora ci siamo. Ora mai più. Grandi così, vai. Che c'è? Perché mi guardi? Guarda come si fa lo YouTuber. Ma ok, non ci allarghiamo. Comunque, abbiamo fatto questo livello di Andrea 210, credo si chiamasse. 210, diciamolo italiano. Dai, non facciamo proprio i toscani, proprio così di brutto. 200. 200, proprio detta la toscana. Comunque, allora, direi che questo livello è andato. Ci metterà un anno e mezzo perché sto uppando un altro video. Ormai è così. E molto carino perché brevissimo, però. Mamma mia, se è tosto. Mamma mia, se è tosto. Ho capito perché c'erano tutti quelle morti, diciamo, quei problemi a fare lo schema. La stella te la sto lasciando con calma e per piacere. Se il mio computer deciderà, la mia linea deciderà di lasciarti anche la stella. A lei, caro Limite Disturbo, è piaciuto lo schema? Sì, mi è piaciuto Ah, tanto, soprattutto ok. perché sei morto tu. Ecco, lo sapevo. Tanto andava a finire in questo modo. Io lo sapevo, ne avevo questi dubbi. Il computer Comunque, non caro. collabora, lo sai? La linea più che altro non sta collaborando. In ogni caso, la stella te la sto lasciando appena fatto, procederò. Perciò, mi piaceva far vedere. Ecco, ok, mi piaceva tornare di Sì. là perché non ho fatto vedere l'ID del tuo schema, me ne sono ricordato stavolta. Quindi, allora, perfetto, bandierina che è stata messa. Ed ecco l'ID dello schema di Andrea 210 Double Bowser. Quindi, ci vediamo a tra un attimo con il prossimo schema. Secondo schema di giornata, non mi sentite troppo entusiasta, dato l'anteprima che c'è il livello di Luca Cat, Mario Cat 2.0 Fly Yoshi, è ambientato in New Super Mario Bros. U, percentuale di vittorie 7,56%, tentativi 370, riusciti 28, l'ID lo potete trovare come sempre sotto allo screenshot del livello ovviamente. E ho paura, ho tanta paura perché la vedo male. È veramente tosto, sembra. Mamma mia, se è tosto questo schema. Meno occhio, eh. Vediamo un po', magari poi il fatto che sia Cat Mario mi preoccupa ancora di più. Appunto. Qui, dove andiamo? Ok, passiamo di sopra. Perché stanno ridendo tutti? Vai! Sì, appunto. No, dai!
Questo, cosa ho preso? Dovevo far uscire le piattaforme, immagino. Non l'ho fatto. Benissimo, andiamo avanti lo stesso. Siamo qui, siamo arrivati qui. Non so come, ma ce l'abbiamo fatta. No, maledetto. No, no. Vai su, grandi. Non so cosa è successo, ma è successo. L'importante è stare riuscendo ad andare avanti. Non si sa come, ma ce la stiamo facendo. Lassù vedo un bel po'. E io lo prenderei. Questo po' non si sa mai. Ok, ci togliamo le cose. No, 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 no. Oh, no. Devi stare calmo. Grazie, elementare disturbo. Grazie, l'ho notato. Calmo. L'ho notato. Devo stare calmo, ma non è che mi sia riuscito un greg. Francamente, lo stare calmo. In ogni caso, oh, stavolta lo faccio. Oh, questo è quello che dovevo fare prima e che non ho fatto, purtroppo. Non mi sembra stia cambiando molto, invece sì, cambia tantissimo. Complimenti. Grazie, c'era la vita, però prendiamo la vita, per sbaglio. Dai, che ogni penso tanto che serve. Servirà. Sì, oh, servirà anche arrivare lassù sopra. Ci possiamo stare lì sopra, per sbaglio, non vedo dove siamo, però va benissimo. Siamo su... Stella! Non serve a niente, ma è bello avere una stella. Perfetto, siamo entrati in un tubo. Non so dove eravamo, ma siamo entrati in un tubo. Qui si è effetto distorsione, ma che cavolo... Bellissimo stavolta. Andiamo nella porta. Siamo ritornati a inizio schema. Io non vorrei dire niente, ma siamo tornati a inizio schema e dobbiamo passare lì sopra. Ma non lo so, non l'avevo mai visto questo effetto così. È molto molto carino. Ok, è sparito. Benissimo, però veramente veramente molto carino questa cosa. Sì, a quanto pare sembra di sì, a occhio. In ogni caso noi... No! Ah. E ora si fa così. No, allora, ti è andata male. Volevi vedermi morire, ma ti... ok. Mi hai quasi visto morire. Naggia. Mamma mia, che rischi. No, te devi da morire. Ok, perfetto, cara talpotta. Oh, te saliamo qui. Questa volta evitiamo di fare cavolate. Oh, ok. No. Non so cosa ho fatto, ma l'ho fatto, bellissimo. Fatto tutto a caso, le mie vecchie riprese a caso ogni tanto servono. Che c'è lì, ho visto roba. Pussa via te. Pussa via anche te. Polpetto coi figli. Sì, polpetto coi figli, ma rompe le scatole. Molto peggio di... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 che sta succedendo? Che cavolo sta... Morite. No. Via. Perfetto, dentro, perfetto, tubo, l'importante è tubo, ok, ce l'abbiamo fatta, l'importante era quello, qui prendiamoci questo, almeno ci corazziamo, sì, siamo corazzati, qui, okay. Oh cavolo, preferivo molto prima, allora, Alan, cerchiamo di non, oddio mio, questa distorsione è ancora peggio, perché non si capisce bene dove si è, attenzione, no, l'avevo preso ora. Grazie. Cioè, ci deve essere un lachito che mi sta lanciando roba. Perché quando fa così ci deve essere un lachito. Mamma mia, che schema è questo. Che cavolo. Che è? Che è la discoteca ora, dai. È la figata. C'è spesso. Oh, ioia, aiuto. Scendiamo giù. Sì, va bene. È uno schema visionario. Sì, è decisamente molto, molto carino. Saliamo qui sopra, perfetto. Sì, lo so, ho visto che quel... Ma è carinissima la musica così. C'è qualunque tipo di animale che... Salta l'uomo qui dentro. Sì, effettivamente c'è praticamente di tutto. No, 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 no. Cavoli. Cavoli. Non va bene così. Bere fa male. Bere fa male a quanto pare, sì. Io preferivo rimanere... No. Vivo. Possibilmente. Ok, sta andando bene l'importante. Mi sono appena tolto il cappellino di protezione. No. Stiamo riuscendo comunque ad andare avanti abbastanza bene. Altra disco. Sembra la musica di Mortal Kombat. Non so se l'hai presente, però una cosa del genere. Non so se l'avete presente anche voi, tra l'altro, questa cosa. Vediamo un po' se riusciamo ad andare avanti e uscire magari. Sì, grandi così, grandi così, grandi così. Dai, 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 dai. Sì, infatti, è una figata assurda questa cosa. Sì, troppi forse. Intanto comunque avere questa cosa ci sta aiutando tantissimo, che perché mi sa che se perdessimo questo vascellino non riusciremmo più a finire il livello. Che diavolo. Maledetto. Fa il verso di una. Sì, ma no. Via di qui.
Ok, benissimo, così. Mamma mia, ma è eterno questo schema. È grandissimo, wow, veramente. Oh cavolo. Visto? No, no, rientra, rientra. Dio mio, questa non ci voleva. Questa proprio non ci voleva. Ok, allora stiamo qua su che vedo che forse è un po' più tranquilla la... Perché devo stare io, devo stare zitto. Perché non parlo? Perché parlo? Cioè, bandiera, la bandiera è mia, la bandiera è mia, la vita. Sì, grandi, fatto lo schema. A che tentativo la si... Bellissimo, come si sbloccano quelli? È bellissimo questa cosa. La serie li voglio. Sì, la serie è quella. È bellissimo, wow, livello veramente fantastico. Veramente un livello fantastico. Wow, wow, wow. Luca Cat, complimenti. Molto carino, però che casino. Sì, però è bello un casino in questa maniera. Forse non troppo trash. No, l'ho trovato molto bello io, veramente. Complimenti, Luca Cat. Mi è piaciuto, perché... Non lo so. A me è piaciuto. Io ripeto. Bel livello. Complimenti, Luca Cat, per questo Mario Cat 2.0 Fly Fly Yoshi. Però Yoshi non c'era. Che c'entra io? Come mai hai messo Fly Fly Yoshi? È una domanda che ti faccio così, perché non ho visto nessuno Yoshi. Tra l'altro non si possono mettere i costumi in questa ambientazione, quindi effettivamente avere uno Yoshi qui era impossibile, in quanto non si può mettere. Perché mi guarda così elementare di disturbo? Intanto la stella no, è stata aggiunta. Magari è un svolazzi come uno Yoshi. Sì, è vero, magari voleva dire questo, magari voleva dire che svolazzo come uno Yoshi. Lì, come sempre, lo potete trovare sotto lo screenshot. Quindi, a tra un attimo per il terzo e ultimo schema di questo video. Terzo schema di questo video ed è di Kree, Cat Mario Number One, versione mia, ambientato in Super Mario Bros. Oddio. Tentativi 114 riusciti, 1 percentuale di vittoria 0,87%. Tanti auguri. Grazie, ne avrò bisogno decisamente. Gli auguri portano sfiga, però non so se lo sarà. In bocca al lupo. Auguri, 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 auguri. Io ti odio, sappilo, tantissimi, tantissimi auguri. No, tantissimo ti odio io. Chi siamo? Ah, siamo Mario, ok, perfetto. Qui c'è niente. No, perché qui ci sarà sicuramente qualcosa che mi farà cadere. Cioè, l'hai messa 3 ore prima praticamente, l'hai messa addirittura. Oh my god. Bellino però la musica della morte, l'ho sentita ora. Vediamo un po' se da qui partiamo. Sì, ok, da qui si parte, quindi facciamo. Mi piace questa musica. Sì, eh? Mi piace questa musica. Stavo zitto proprio per farla sentire. Vediamo un po' se questa volta ci arriviamo. Sai che non uscirò mai da quel quadretto io, praticamente. E invece ci sono uscito, forse. No, non fermo lì. Che ci faccio? No, ce l'avevo quasi fatta, maledizione. Direi che c'è da muoversi. No, direi che non so io da dove dovevo passare, ma è uno schema di quelli alla Cat Mario, quindi è un gran casino. Calmo, devi stare calmo, devi stare calmo. No, io spacco tutto, ho detto un secondo in mezzo, è diversa la cosa. Questo è di quelli veramente tosti. Tosti. Ci vediamo tra un attimo quando torniamo a quella porta, che è meglio forse per la cronaca. Ah, santa pazienza. Ok, allora, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a saltare di qua. Tanto l'elemento di disturbo mi sta cantando la musichetta di Super Mario Bros. In sottofondo. Ma ci arriviamo di là, sì, a saltare. È mo che devo da qua. Ci arriviamo, grandi. Ok, questa va presa altrettanto bene. Vai, grandi così. Oddio. Oh, mamma mia. No, vai, fregatene, vai via di qui. Oddio, bello, la scarpetta bellissima. Ma ci possiamo saltare? Ah, ok, un'altra? Ma ci possiamo saltare noi qui sopra? Sì, grandissima, figata assurda veramente questa. E che ce l'abbiamo fatta, grandissimi, ci siamo riusciti. Ma non lo facciamo uscire.
rimarrà lì per sempre. Sì, infatti, povero il nostro no, si sta oddio, pensavo fosse puntato di sotto direttamente nella bandiera. Sarà anche stanco, poverino. Ma in effetti, povera scarpetta, tra l'altro, che non ho mai capito se è a molla, cioè se quella lì accanto è una specie di molla, no? Di quelle a carica. Le vecchie cose a carica, sai, no, molla a carica, ho detto male io. Perché, allora, caro Cree, è veramente uno schiavo molto molto carino, la stella te la lascio è proprio alla Cat Mario, quindi veramente veramente carino, mi è piaciuto, è stato divertente, anche abbastanza stressante, ma divertente direi. Una volta preso il via, si fa, dai, si fa abbastanza. L'importante è piaciuto anche a me. Ah, ok, ti informo e appunto come hai sentito ti è piaciuto anche all'elemento di disturbo lo schermo. Irrilevantissima come sempre. No, scherzo, ovviamente è rilevante altrettanto quanto la mia, ci mancherebbe altro. Tanto... No. Come no, ci mancherebbe. No, 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 ci mancherebbe, non c'è nessun capo qui. Attenzione, allora... quindi, la stella l'ho messa e la bandierina l'abbiamo... guadagnata, quindi allora direi che con questo video ci possiamo salutare qui. Io ringrazio, grazie Claudio per aver messo la stella al mio livello Amiibo level, e grazie Claudio per averlo giocato. Ovviamente io ringrazio anche l'elemento di disturbo qui accanto, per, grazie Dani, per aver giocato con me questi schemi quest'oggi. Non so se ci sarà magari in un altro video, penso di sì, poi vedremo. E non so se di Yoshi magari, però più che di Super Mario Maker. Ora vediamo, vediamo. In ogni caso, vi ricordo, se vi va, di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter, e di, se vi va ovviamente, iscrivervi, anzi, aggiungermi al Miiverse attraverso l'ID Network che trovate in descrizione insieme ai link appunto di Facebook e Twitter. Io non riuscirò mai a dire questa cosa in un italiano corretto e fluido, mi dovrò sempre incartare almeno 5-6 volte, tanto è così ormai. È la mia presenza, di la verità. No, lo faccio sempre. Ti metto in soggezione, eh? Bene, detto questo, quindi un saluto a tutti, Raxius00, e vuoi salutare anche lei? Ciao, e... Sempre peggio con i saluti. Sempre peggio con i saluti, perfetto. E grazie. Ecco, ovvia. A tutti, non a te, a loro, ecco. Perché io sono merda. No, io no, che... sì, certo, perfetto, certo. D'accordo, benissimo. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao.